Salve, oggi vi voglio fare vedere come faccio io i miei stampi per fare bijou con la pasta polimerica, ma mi serve anche per la pasta di mais e quant'altro. Oggi vi faccio vedere come fare un cerchio, cioè due cerchi uniti e viene fuori tipo ciambella, diciamo. E devo dire che per fare questo video mi ha aiutato un ragazzo che è bravissimo, ma e poi vi metterò il link sotto nell'info box. Bene, ora ci andiamo a prendere una forma ed è questa. Io qui dà la grandezza del cerchio di questo cubo, io lo faccio 50 50. E faccio di altezza 10 e questo è il nostro primo cerchio. Ora devo duplicare. Come faccio? Seleziono o vado quassù, vedete, questo è l'icona, scusate, questa è l'icona del duplicare, oppure vado col tasto destro e faccio duplicate. Ora do un altro colore per distinguere e farvi vedere come faccio fare il cerchio aperto, perché noi dobbiamo andare a aprire il cerchio. Quindi faccio questo, lo metto bianco e questo lo metto blu. Via. Ok? Ora, per metterlo in mezzo, clicco su quest'icona. E me lo mette sopra l'altro. Dobbiamo diminuire perché, come ho detto, mi deve rimanere un bordo attorno. Quindi da questo faccio, metto 47 e 47. 47 perché io mi farò un taglio di 3 centimetri in pratica, 3 mm in pratica. Voi potete mettere anche di meno a secondo di come volete il cutter. Fatto questo, seleziono tutte e due, vado in questa icona qua e faccio e clicco qui e vedete che mi ha già fatto il mio primo cerchio. Ora andrò a prenderne duplico, duplichiamo dal di qua, vi faccio vedere, e abbiamo fatto l'altro. Questo lo devo rimpicciolire, quindi lo metterò 30 30 e lascio 10 come altezza, scusate, 10 come altezza perché deve essere della stessa altezza dell'altro. Lo metto in mezzo ed ecco qua già la nostra prima. Cioè, in pratica questo sarebbe il cerchio con tra questo e questo mi deve venire il taglio. Ora faccio lo metto, lo raggruppo e mi faccio la base sotto. Prendo ancora il cerchio. Questo lo faccio un pochettino più grande, quindi faccio 55, 55 e come altezza metto 3. Ok, ora voglio fargli un buco in mezzo, quindi prendo ancora, scusate, il cerchio, lo metto nel mezzo, seleziono tutte e due e faccio il mio buco. Ora dobbiamo andare a mettere sopra il nostro cutter ed ecco qua la nostra forma, il nostro cutter già fatto. Se vedete, vi faccio vedere l'altezza. Potete farlo dal di qui, potete anche
farlo più grande o più piccolo. Ci vediamo nell'altra visuale. Bene, ora vi farò vedere come infilare la macchina e mi raccomando, ogni tanto la macchina va calibrata perché altrimenti non vi stampa bene. Poi andremo nel software e darò invia il print. Io come qualità ho messo standard perché mi consuma meno filo e fa prima. Tanto a me mi serve per fare un cutter per me, quindi anche se non è ad alta qualità mi va bene lo stesso. Bene, iniziamo, vi faccio vedere come infilare. Allora, qui intanto dobbiamo tagliare un pochettino. Qui dobbiamo tagliare un pochettino perché fa questa punta. Poi mi raccomando, prima si infila in questo giallo qua, poi si mette la sua gommina e alla fine dobbiamo farne uscire un pochettino, inserirla nella guida che è qua, inserire anche, vedete, il cordoncino. Mi raccomando che sia bene inserita, altrimenti quando diamo l'invio per infilarla non viene giù il filo. Bene. Ora, vedete, ora vado nel software, clicco sull'icona del filo e faccio load filament e faccio next, next, next e load. Ora vedete, la macchina ha iniziato, si posizionerà, vedete? Io logicamente non vi faccio vedere tutto il video, vi faccio vedere un po' l'inizio e poi vi faccio vedere il lavoro ultimato, perché altrimenti sarebbe un video lunghissimo, perché ci mette 41 minuti per fare questo oggetto. Ecco, una volta che è andato in temperatura, vedete il filo rosso, vedete, sta venendo giù, sta caricando. Vedete? Ed ecco. Questo serve per far caricare l'ugello. Una volta finito, ritornerà nella sua base in alto finché io non darò print dal software. Io vi ricordo che ogni tanto uso anche questo, l'ho preso sempre dal sito Creativamente, ed è uno spray per fissare l'oggetto quando inizia a formarsi. In pratica nella base gli spruzzo un po' di questo e mi fissa, perché è successo che a volte mi si muoveva. Ora vado a dare print dal software e la macchina torna giù. Inizierà il lavoro.
Ed ecco, vedete che ora ha fatto tutto. Vi faccio vedere come è venuto. Ecco qua, questo è il risultato. Vedete, mi piace molto, vedete, c'ha lo spessore. Bene, io spero di essere stata chiara con questo video e se vi è piaciuto mettete il pollice in su e ciao al prossimo video.